Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come utilizzo l'olio di avocado nel contorno occhio, soprattutto se mi piace o no. Ci tengo a dire che questo olio di avocado di Melvita, che è fatto apposta per questa zona, non so in realtà se... io so che ci sono proprio persone che utilizzano l'olio di avocado, però ho scelto questo in modo tale da poterlo mettere anche nella zona del contorno occhi, che è quella più sensibile. Comunque, allora, l'ho già iniziato a usare anche ieri sera, perché ho finito il mio contorno occhi che avevo, e devo dire che sono rimasta sorpresa per l'idratazione il giorno dopo, quindi stamattina. Ne vado a mettere semplicemente un pochino sul mio dito e poi lo vado a tamponare, come se fosse un contorno occhi normale. Devo dire che mi piace molto, e poi trovo che questo prodotto, soprattutto per chi di voi ama l'ambiente e soprattutto ama, è un prodotto che è in vetro, è un prodotto anche versatile, perché si può utilizzare nel contorno occhi, ma anche sul viso, sul décolleté, sul corpo, per idratare la pelle delle gambe dopo la doccia. Quindi in realtà è un prodotto che fa tutto in, diciamo, in uno, nel senso che l'olio di avocado è pazzesco come idratante, si può davvero utilizzare per qualsiasi cosa. È davvero super 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 idratante. Melvita l'ho comprato, non mi ricordo dove, probabilmente su qualche farmacia online, ma è ottimo innanzitutto perché dura 6 mesi, ma ha un packaging che conserva bene il prodotto. L'unica parte di plastica è il beccuccio. Ovviamente io lo ripongo come tutti gli oli in posti al buio. Non so se per tutti gli oli è così o solo per l'olio d'oliva, ma io li ripongo sempre al buio. E che dire, mi è piaciuto tanto, non mi pare neanche che costi poi così tanto. Vi lascio qui magari il prezzo. E sì, mi è piaciuto veramente tanto. È bio, quindi se c'è qualcuno che è particolarmente attento a questo, è bio, e sì, direi che è ottimo. E devo dire, allora, io prima di utilizzarlo come contorno occhi l'avevo comprato in funzione anche poi di utilizzarlo dappertutto, quindi anche nel contorno occhi, ma lo utilizzavo miscelato ad altri oli anche per l'idratazione delle gambe, delle braccia, e devo dire che idrata anche molto bene il resto del corpo. Quindi un solo olio antirughe che va bene per tutto. Attenzione, antirughe non vuol dire che rimuove le rughe, vuol dire che le previene e tiene la pelle elastica, quindi non confondiamo le due cose. Questo è tutto, un bacione, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!